Siete pronti, signori? Big Luke, il più milionario di Dubai. Oggi parliamo di influencer e del perché non dovresti diventarlo, visto che non è sostenibile. Te ne parlo dopo la sigla, che non c'è. Non abbiamo la sigla. Interessante questa cosa della sigla. Gli influencer ce l'hanno. In ogni caso, essere influencer non funziona. Ora, come persona più milionaria di Dubai e come massima autorità assoluta mondiale dell'online marketing, persona più sapiente, produttore, colui che è creatore di un sacco di milionari, eccetera, 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 mi capita di consueto di avere a che fare con persone che sono state esposte al concetto di influencer o influencer marketing, perché i fuffa si sono riusciti a inventarsi anche questo, gli influencer marketing o influencing marketing addirittura lo chiamano, no, influencer marketing, tanto non farebbe differenza perché sono almeno 2 anni e mezzo che provo a insegnare al mercato italiano che affiliation marketing non funziona. Fate conto che ho fallito nel mio intento, quindi chiamiamolo un po' come vogliamo. Essere influencer, ragazzi, perché non è sostenibile? Allora, c'è questa credenza. Ripeto, i vari personaggi alla Montemagno che sono molto bravi a comunicare ma che non ci azzeccano assolutamente niente con l'online marketing, ma proseguono in qualche modo in un atto comunicativo che lascia quantomeno intendere che lo siano, quindi le persone si confondono. Questa credenza che l'online marketing e i soldi online si fanno con i like su Instagram, diventando dei personaggi online in un modo non ben precisato. Quindi io vorrei mettere, io faccio milioni netti con la I, ok, all'anno online, e ho parecchissimi studenti milionari, molti milionari, cioè di grana attorno alla Big Luca International e ai suoi insegnamenti, ne gira pesante e provata soprattutto, quindi non sono opinioni. Facciamo un attimo un discorso. Chi sono gli influencer? Allora, qua c'è una nozione sbagliata. Certamente voi potete fare dei soldi come un influencer. Ovviamente voi potete, nel momento in cui siete famosi, fare dei soldi. Però c'è un problema che le persone non vedono. È che è un business. Cioè, voi non dovete essere famosi. Attenzione a quello che vi sto per dire. Voi dovete capire come monetizzare la vostra fama. Voi avete idea di quanti influencer voi guardiate non guadagnino nulla, non guadagnano assolutamente nulla? Ci sono persone nel campo della finanza personale, per esempio, è pieno di ragazzini, si posso dire ragazzini, non è un insulto, di ragazzi, diciamo giovani, anche molto visibili, okay, si parla di 550.000 iscritti a YouTube, uno di essi, altri ne hanno 70, 100, 200 mila, ok? Che non guadagnano assolutamente niente, guadagnano pochissimo, fanno qualche collaborazione, qualche affiliazione, guadagnano 20 euro di commissione, cioè non riescono e non capiscono come monetizzare la loro fama. Alcuni di loro oramai non ce n'è più, cioè sono arrivati, se guardiamo i likes, i numeri, gli iscritti, e questo vi definisce influencer, al che un influencer dovrebbe fare soldi, per alcune persone in Italia è già finita, perché più di così, cioè sì, ok, quando uno passa da 500.000 iscritti a YouTube a 1 milione era già famoso prima. Siamo d'accordo su questo. Quindi ci sono stati influencer, per esempio nel mercato americano, mi sembra, con milioni di followers, che non sono riusciti a vendere 100 magliette, perché la visibilità non equivale alla monetizzazione di tale visibilità e di tale fama. Il sì visibile, poi in qualche modo, che è il modello Montemagno praticamente, no? Tu dai valore, comunica, fai, poi in qualche modo la collaborazione col progetto, non si capisce mai dove stiano i soldi e come si monetizzino. Per niente, poi le persone vengono da me, quindi benissimo, perché le persone dicono sì, ok, ma i soldi come facciamo a farli? E quindi la Big Luca International, la mia azienda, glielo spiega bene. Cioè, il fatto che voi comunichiate o facciate dei video, siate bravi affabulatori, non lo so, non conta assolutamente niente. Il business è costruito innanzitutto attorno a un mercato di riferimento profittevole. Voi non dovreste iniziare cose dette e stradette, ma ripetiamole, a fare niente se non sapete a che mercato
state vendendo cosa e come. Ok, la prima cosa è il chi, quindi quale mercato, chi, a chi cacchio sto non parlando ma vendendo. No, comunica, non le foto, le tipe che si fanno le foto, poi sapessero veramente come si monetizzano certe cose, io direi che vostra mamma vi dovrebbe chiudere il profilo, anche lì per le ragazzine che vogliono diventare influencer su Instagram, ragazzi, ci sono delle imprenditrici che fanno soldi in un modo e poi molte altre monetizzano nel modo in cui voi non sperate che monetizzino, cioè in quel modo lì, con l'arte più antica del mondo, non tutte, ma ce ne sono tante, no? Perché farsi le foto, cioè qualcuno vi deve dare dei soldi, ragazzi. Quale prodotto si muove nel mercato? Questo è un video che ho già fatto, ma capisco che non posso arrivare a insegnare queste cose a tutti, perciò diamo solo della sana ripetizione. Chi? Quindi qual è il mercato di riferimento? Come vendo? Ok, quali sono le mie risorse, quanto posso espormi, quanto ci posso dedicare, eccetera, eccetera, eccetera. E poi cosa? Ora il cosa è mobile, fluido, cambia. Non attaccatevi troppo ai prodotti, i prodotti vengono lanciati, possono essere ritirati, alcuni prodotti sono più longevi, alcuni prodotti piacciono di più, di meno, ma il come è anche un come veicolo a livello di personaggio nel caso di un influencer. Come parlo con questo mercato? Ma gli influencer che postano solo foto e che si fanno e che non si capisce a chi stiano parlando e che stiano vendendo, oppure parlano e basta, ma quando devono vendere non compra nessuno, non hanno un valore di mercato. Non ce l'hanno, semplicemente non ce l'hanno. Non è sostenibile, anche perché è un lavorone. C'è il paradosso. Allora, non esistono persone più frustrate. E io lo posso dire con una certa esperienza perché sono il più odiato, dei o consulenti di una persona che è in un'industria dove lui o lei dovrebbero essere esperti tutto il giorno, ma non riescono a monetizzarla. Questo è il promotore finanziario, quello che lavora in banca e vede soldi tutto il giorno e lui o lei non riescono a farne. È una roba molto frustrante. Questo è, per esempio, nella mia nicchia, l'esperto di marketing che c'era prima che arrivassi io a prenderlo a calci nel culo sonoramente, che diceva di essere l'esperto, cioè tutti gli altri praticamente, dell'online, senza risultati, conto in banca a zero, testimonial zero. E che sai? E dopo un po' uno è frustrato, è molto dura, per esempio, sono persone che la tirano da 5-10 anni, che loro sono, e non c'è niente, non ci sono risultati, non sta in piedi quello che dicono, e quindi sono frustrato. Voi pensate, no? Tutti quelli che se la spiegavano prima che arrivassi sul mercato io a fare dei milioni, e adesso sono lì così, cioè dopo un po' ti giri i pollici e ti dà fastidio, ovviamente. Un influencer, pensate alla sensazione di essere visibili e anche per certi versi famosi e arrivare alla fama. Ragazzi, molti influencer sono poveri in canna, eh? Lo sai, perché fare una collaborazione con un influencer ti costa pochissimo, cioè vengono via per un tozzo di pane. Sì, poi ci sono quelli tipo una Chiara Ferragni, ma non è un influencer, è un'imprenditrice, ok, eccetera, eccetera, eccetera. E stiamo parlando di influencer con milioni di follower. Se voi sapeste quanti influencer con milioni di follower guadagnano pochissimo, ma non perché sono stupido, perché non sanno il marketing, cioè letteralmente le persone si offendono quando lo dico, ma è così, quindi lo continuo a ripetere. Non sanno che cazzo stanno facendo, perché loro pensano che il loro lavoro sia faccio foto. Invece no, tu dovresti capire cosa vendere con quella foto, che è un altro discorso. Allora lì mi va bene, cioè no, ma io ho un business multimilionario, vendo vendendo foto, perfetto, ok, cioè, no. Va bene, anch'io uso YouTube, ma YouTube, io non sono uno YouTuber. YouTube io vi vendo i corsi a pagamento, vendiamo queste robe qui, queste robe fuffarole piene di aria, guarda qui, faccio vedere un po' di aria fritta nel qual caso. Ok, questo è il nostro corso di bandiera, online marketing per mentecatti, col codice a barre per accedere alla nostra piattaforma proprietaria, insomma, una roba abbastanza aria fritta. E, cioè, io ho una società di formazione, ragazzi, io ho un'azienda che vende corsi, consulenze, io poi privatamente seguo alcuni studenti che mi pagano una barca di soldi, oscena, no, vi consiglio di farvi un mutuo se volete parlare con me, e poi ci sono i miei coach, i corsi, le robe, le storie. Non è YouTube, cioè, perché comunica bene, sì, va bene, ma quello è un plus.
Ah, mi sta sulle palle Big Luca quando sì, ma il mio canale di YouTube mi fa 100-150 mila euro ogni mese solo quello, cioè per dire, non so se mi spiego. Sono dei mesi dove noi non abbiamo ads accesi da YouTube, arriva un vendite però. Ok? Quindi influencer sono frustrati. Perché non è sostenibile questa cosa qua? Primo, perché tu non puoi andare avanti a fare una cosa che non sai cosa stai facendo. Perché influencer, in teoria tu stai facendo business, però poi pensi che ti seguono perché hai gli addominali scolpiti, però poi non sai cosa vendi, però poi provi a vendere e non ti pagano, però ti sei fatto pagare per provare a vendere una cosa che non ha venduto, cioè è una cosa veramente confusa. E poi non sai il marketing. Se voi non studiate il marketing, ragazzi, non farete soldi mai. Dovete capire come cazzo far soldi. Non ce n'è. Primo. Secondo, gli influencer si fanno un culo quadro. Ecco, io vorrei anche in questo video smitizzare, smontare completamente il fatto che fare un influencer sia facile, perché non lo è. Chiunque si mette, soprattutto chi fa video, no? Chiunque produca costantemente contenuto video di qualunque genere è una persona che si fa un discreto culo. Poi ci sono persone come me che hanno un team, io accendo la videocamera, la spengo, uppo, faccio l'upload di sta roba qua su Dropbox, poi c'è il mio team che taglia, non lo so cosa fa, insomma, e poi voi lo ritrovate su YouTube, non lo so cosa succede, ok, so che c'è qualcuno che se ne occupa anche di molto bravo, e ci sono addirittura influencer che lo fanno loro. Sapete che cazzo di due coglioni sono tagliare il video e mettere le robe e poi produrlo il conto? Provate voi a mettervi di fronte alla videocamera, beccarvi gli insulti, trovare argomenti interessanti, o le foto tagliate, la tipa si deve mettere in posa, farvi vedere quanto è bella e trovare l'ambientazione giusto, eccetera, eccetera. È un lavoro. Infatti le persone che lavorano online in generale, per esempio, no, la laptop lifestyle, vuol dire che lavorate sempre, perché si lavora sempre, perché se sei in giro ti devi fare le foto, ci deve essere la location bella, allora vai apposta nella vacanza che fai, non pensi tanto a ciò che ti piace ma cosa è instagrammabile. E voi pensate alla frustrazione di uno che fa tutto sta rabelot qui e poi sì, fanno qualche migliaia di euro al mese. E uno dice, vabbè, cazzo, qualche migliaia di euro per farsi le foto. No, è un casino, perché ci sono i messaggi, le chat, non sono organizzati, non hanno un team, sono loro, gli hater, poi vanno in paranoia, gli dicono che c'ha la cellulite, e tutto questo per sì, vabbè. Ma chi è che li paga qualche migliaia di euro? Qualcuno più ignorante di loro, che non ha capito che loro stanno vendendo niente a nessuno, che dice, boh, questo qua c'ha un milione di follower, ma gli ho 500 euro, mi fa una foto, una storia. E va bene, qualcuno di quei follower che guarda questo figone solo per gli addominali magari clicca, ma non c'è sottostante, non è quella roba lì. Questo è il motivo per cui vabbè, il paragone con noi è ingiusto e va bene, però facciamolo lo stesso. Noi abbiamo, voglio dire, 20.000 follower su YouTube o meno, quando guarderete questo video magari saremo arrivati a 20.000, ed è un canale che genera centinaia e centinaia di migliaia di dollari, solo il canale, cioè le vendite dal canale di YouTube, centinaia e centinaia di migliaia di dollari. Facebook stessa cosa, Instagram stessa cosa, ok? Le persone che vendono e usano i social per vendere in media non hanno una svalangata di iscritti, ok? C'è sempre il solito discorso delle Kardashian, le Kardashian sono le Kardashian, va bene, ma voi non siete le Kardashian, punto, anche lì. No, perché tu hai soldi, ma Bill Gates chi se ne frega, va bene, sveglia però. Quindi fare l'influencer e non capire cosa state facendo è fonte di frustrazione e non è sostenibile. Ripeto, massimo rispetto, chiunque produca, anche i corsi, per esempio videocorsi, è facile fare corsi, sì, mettetevi a produrre contenuto, mettete a produrre ore e ore, decine di ore di contenuto, provate a farlo, non è facile, fatelo in modo costante, fate anni di video su YouTube, anni di videocorsi professionali, fate anche videocorsi dove non dite niente, dite lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum per 15 ore, poi fate altrettanti contenuto per vendere il contenuto dove parla, cioè credetemi è intenso, dipende a che livello lo fate, ok? La Big Luca International ha una ventina di persone che lavora, per esempio, tra collaboratori fissi, gente volante, no, anche dipende da cosa dobbiamo fare, l'organico, l'operazione della Big Luca International, facciamo milioni, sono circa una ventina, io non mi ci metto dentro, io sono il grande capo dal di sopra, ho ancora un ruolo abbastanza importante per la produzione di alcuni contenuti, per esempio come questi di YouTube e i videocorsi, fondamentalmente li produco io, poi tutto il resto è gestito da un team, ma anche lì cioè, bisogna essere degli imprenditori,
Quindi, occhio a questa storia degli influencer. Gli influencer medi hanno una vita di merda. Piantate a guardare Instagram, vi sembrano sempre in posti da sogno, tutti sono, poi sono, io non capisco, sono tutti magri, belli, eccetera. Ma quando poi si va in, dove cazzo sono questi? No? Non è la vita reale. Magari vanno, perché c'è un po' questa cosa, no? Gli influencer sono pagati per andare in vacanza, ma pochissimi influencer sono, gli pagano, gli viene pagato l'alloggio. Vi posso assicurare che gli hotel a 5 stelle dove una camera costa 1000 dollari o 1500 dollari al giorno e ci sono file di clienti che pagano queste cifre per pernottare, difficilmente invitano influencer gratis, è molto molto difficile e se lo fanno sono imprenditori o imprenditrici, non la ragazzina che si fa la foto. Cioè imparate il marketing, l'online marketing. Comprate online marketing per mentecatti che è lì. Che è il corso di bandiera della Big Luca International Consulting, la mia società, punto di riferimento, fiore all'occhiello, ok? Una figata. Oppure, se volete contenuto mensile orientato alla monetizzazione, ragazzi, robe avanzate, non le cazzatine, e supporto mensile, potete iscrivervi alla nostra membership che si chiama Rana Nera, l'unica membership al mondo con un nome che non vuol dire niente. Io salterei dentro. Arrivederci.